Anche a te piace fare animazione e magari usi proprio Procreate, però poi quando si tratta di esportare il video, un dubbio c'è. In quale file dovrei esportarlo? Oggi li esploriamo tutti insieme e vediamo qual è il file migliore. Ho già fatto un video a riguardo di Procreate, questa volta però andiamo nello specifico e vediamo perché e come esportare tutti quanti i tipi di file per le vostre animazioni. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è aprire Procreate. Noi lo apriamo, scegliamo un'animazione, in questo caso scelgo l'ultima dell'Inktober che vi faccio brevemente vedere, e poi andiamo qui sulla nostra chiave inglese dove è già selezionato su Condividi. Allora, qui abbiamo già due possibilità differenti. Possiamo condividere l'immagine oppure condividere i vari layers. Allora, qui sta a voi la scelta, nel senso che se volete condividere l'immagine, vi condivide il frame corrente, ve lo mostro anche, ad esempio scegliamo questo. Andiamo su Condividi e la condividiamo magari in JPEG. Ecco qui, salviamo l'immagine. Ed ecco che ce la ritroviamo qui nella nostra galleria. È solo l'immagine, non è un video, non è nulla. E questo avviene per qualsiasi dei formati che ci sono qui, il formato Procreate, PSD, PDF, JPEG, PNG e TIFF. Perché è su Condividi immagine. Ma per esportare la nostra animazione abbiamo bisogno di condividere tutti quanti i layer. Perché? Perché su Procreate tutta l'animazione si basa sui layers. Quindi noi abbiamo tutti i layers che ci servono per questa animazione e abbiamo diverse possibilità. La prima è esportare il file in PDF, quindi vi creerà un documento con tutte quante le immagini. Io ve lo mostro, ve lo faccio brevemente vedere. Lo salviamo sui file in modo che sia già visibile. E ora ve lo mostro. Eccolo qua. Eccolo qua, possiamo vedere che abbiamo tutti i nostri 16 frame di animazione in formato PDF. Un'altra opzione che abbiamo invece sono i file PNG. Allora, quando esportate il file in PNG, in questo caso comunque vi condividerà tutte quante le vostre animazioni, ma senza lo sfondo, se voi lo avete disattivato, o con lo sfondo, qualora voi lo abbiate disattivato. Generalmente il file PNG si usa perché si vuole avere uno sfondo trasparente. Qui su Procreate è molto semplice, si disattiva il background, ve lo faccio anche vedere. Lo disabilitiamo, ecco qui. E soprattutto nei frame iniziali possiamo vedere che è trasparente. E quindi se noi esportiamo la nostra animazione come PNG Files, ci esporterà tutte quante le nostre immagini, però trasparenti, quindi solamente con il disegno sopra senza lo sfondo. Se voi invece le esportate con anche lo sfondo attivato, ve le esporta come immagini singole comunque. Perciò ancora non abbiamo l'animazione, ma questa funzione è utile se voi per montare la vostra animazione usate un software diverso da Procreate, quindi non avete tutta quanta l'animazione, non gestite il timing da Procreate, ma gestite invece il timing attraverso un'altra applicazione. Andiamo poi a Animated GIF. Ecco, queste ultime quattro opzioni, al mio punto di vista, sono quelle un pochino più interessanti. La GIF vi permette di esportare il file come se fosse una sorta di sticker animato, e questo è effettivamente interessante. Tuttavia poi è una GIF, quindi si ripete. I colori che avete a disposizione sono solamente 256, perché la GIF come formato è un formato molto leggero e quindi vi comprime la vostra animazione, il vostro file ve lo comprime e quindi perdete comunque di qualità. Ma è comunque ottima per animare loghi, soprattutto se questi sono presenti su alcuni siti dove magari avete uno spazio di archiviazione che è limitato e quindi può tornarvi utile esportare il file in questo tipo. Oppure penso anche per fare magari qualche sticker su WhatsApp in base alla piattaforma che utilizzate, eccetera. Abbiamo poi Animated PNG. Ecco, i file PNG sono interessanti perché, a differenza dei file normali, vi consentono di esportare la vostra animazione con il background trasparente. Quindi,
Essendo un file PNG, come vi dicevo prima per le immagini, che se voi disattivate lo sfondo proprio vi fa lo sfondo trasparente, qui se lo esportate in questo modo avete invece l'animazione con il vostro sfondo trasparente. Tra l'altro non so se lo sapevate, ma le GIF sono state inventate nel 1987. Il formato PNG comunque vi garantisce una qualità più alta dell'immagine, perché a differenza della GIF sempre un po' ve lo comprime, ma di meno, quindi ci sono più colori a disposizione e la qualità di conseguenza è anche più alta. Abbiamo poi il formato MP4, che è quello che uso io di solito. Il formato MP4 anche qui è uno dei più usati, è il formato uno dei più normali dei video, vi garantisce la massima qualità in base alla grandezza della tela che voi avete usato. Però è comunque un file più pesante. Il formato MP4 non è una GIF, quindi non si ripete, segue la stessa timeline, ha lo stesso timing della vostra animazione, quindi se la vostra animazione durerà 3 secondi, il vostro file in MP4 durerà quei tot secondi dell'animazione. Se però volete una cosa analoga, quindi un formato che non si ripeta, che non è una GIF, proprio il video, volete il video, lo volete con la massima qualità, ma avete poco spazio e quindi volete che pesi di meno, allora potete esportarlo nel formato EVC. Questo formato è interessante. Niente, l'unica differenza tra l'MP4 e l'EVC è che con l'EVC avete una qualità più alta e il file vi pesa di meno. Con entrambi i formati, sia MP4 che il formato EVC, potete esportare anche l'audio. Attualmente su Procreate non è possibile esportare l'audio perché non è possibile inserirlo, ma con Procreate Dreams questo sarà possibile e lo vedremo poi più avanti. Però se vi è comodo nell'app di editing che già utilizzate, avete già dei file che sono compatibili fra di loro, perché l'MP4 supporta anche il formato audio, quindi magari non lo dovete, diciamo, non dovete trasformare il vostro file per metterlo nell'applicazione che usate per il video editing. Comunque sia, ormai penso quasi tutte le piattaforme di video editing supportino un po' tutti i file, quindi mi sembra che ci sia di meno questo problema, non lo sto praticamente più riscontrando. Quindi se volete aggiungere dei suoni, da Procreate non è possibile farlo, ma lo potete fare invece su un'altra piattaforma. Ho già parlato di Procreate Dreams in un video apposito che se volete scoprire tutte quante le curiosità alle quali stiamo andando incontro, vi consiglio di recuperare. Io vi ringrazio moltissimo per aver visto questo video e ci vediamo presto. Ciao!